Ciao a tutti, oggi analizziamo per voi e mettiamo alla prova le casse Bluetooth Anker A3143. Se al termine della video recensione foste interessati all'acquisto, potete procedere cliccando il link che trovate nella descrizione del video. Vediamo per prima cosa le caratteristiche tecniche. Abbiamo due altoparlanti da 10 W ciascuno per un totale quindi di 20 W che promettono una potenza del suono riprodotto abbastanza buona. Abbiamo poi una connessione Bluetooth 4.0 che copre fino a 10 metri, quindi è un segnale abbastanza ampio, che permette di connettere i dispositivi anche fra due stanze diverse. Tra l'altro la cassa ricorda gli ultimi 8 dispositivi connessi in modo da riconnettersi automaticamente senza che ogni volta dovete ricollegarli. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo un'autonomia di 9 ore, se la carica è completa, e il tempo di ricarica dovrebbe durare fra le 2 e le 3 ore. La ricarica avviene tramite il cavo USB che è in dotazione e in dotazione trovate anche il cavo AUX con il jack da 3,5 mm qualora voleste collegare la cassa direttamente tramite un cavo fisico a un dispositivo. La stazza delle casse è media, non sono molto ingombranti, pesano però circa 700 grammi, quindi sono abbastanza pesanti rispetto ad altri modelli e quindi ci sembrano più indicate per un uso domestico che per il trasporto fuori casa. La cassa è dotata di autospegnimento dopo 10 minuti di inutilizzo. Mancano però altre funzioni, come per esempio la possibilità di rispondere al cellulare durante la riproduzione della musica. Mettiamo ora alla prova queste casse. Innanzitutto le accendiamo. Vediamo che ci sono quattro pulsanti. Questo è quello di accensione. Questo suono indica che le casse si sono accese. Adesso si attiverà il Bluetooth, ecco. E questo segnale indica che ha riconosciuto il dispositivo a cui era già stato collegato in precedenza. Tornando ai tasti, abbiamo questo, che è il tasto di avvio e pausa riproduzione, e poi abbiamo i tasti più e meno, che servono, se premuti singolarmente, a alzare o abbassare il volume, se tenuti premuti, a cambiare traccia. Adesso mettiamo alla prova la resa audio delle casse. Per testarle, proviamo innanzitutto ad ascoltare un brano di David Guetta, vediamo come si comportano. Proviamo adesso a abbassare il volume, alzarlo. Proviamo adesso a mettere in pausa. Riprendiamo. In generale la qualità sembra buona, non avvertiamo particolari distorsioni, anzi quasi nessuna. L'audio è forse un po' sbilanciato verso i bassi, però d'altra parte per il genere di utente per cui questa cassa è pensata va più che bene anche per questo genere di musica, insomma. Vediamo adesso come si comportano con una traccia di tutt'altro genere e ascoltiamo un brano di Chris Isaak. Quello che ci sembra di notare è che ci sia un bilanciamento un po' falsato dei toni. Sentiamo molti bassi che nella traccia originale non ci sono, mentre alti e medi risultano un po' appiattiti, come si può sentire per esempio dalla voce. Questo ci fa pensare che queste casse fossero più adatte per un brano del genere precedente, quello di David Guetta, mentre su una musica con meno bassi si comporta in modo un po' meno fedele all'originale. In conclusione possiamo dire che le Anker A3143 sono delle buone casse Bluetooth. Abbiamo visto che il volume di riproduzione è buono, questo grazie anche alla buona potenza di 10 W dei due altoparlanti, e abbiamo anche visto che sono un po' pesanti, quindi le consigliamo come cassa domestica, mentre non ci sembrano l'ideale da portare in giro. Dalla prova pratica è emerso che la riproduzione è buona, ma non è molto fedele. In particolare abbiamo notato una preponderanza dei bassi, per cui si comportano bene se ascoltiamo musica elettronica dove i bassi sono predominanti, mentre se ascoltiamo qualcosa di più acustico con toni alti e medi,
c'è un po' di distorsione, ci sono un po' di bassi che in realtà nella traccia originale non si dovrebbero sentire. Ciò detto, ci sembra comunque un'ottima cassa Bluetooth nella sua fascia di prezzo media. Se la nostra video recensione vi è piaciuta, potete seguirci settimanalmente cliccando il tasto iscriviti e grazie per averci seguiti e alla prossima.